visto domenica quando era in tetto. Bello, bello. Sta sciogliendo ancora di più. Monsignor Nicola Longobardo, prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha mostrato ai fedeli il prodigio del sangue di San Gennaro. Preoccupazione sabato quando il miracolo di maggio del patrono di Napoli non si è realizzato. Dopo i canonici due tentativi della giornata, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto. Anche a dicembre il prodigio non era avvenuto, un evento che i napoletani considerano un cattivo presagio. Fortunatamente, questa volta il sangue del santo è diventato liquido nella celebrazione di domenica. Questa mattina, Monsignor Longobardo ha ripreso l'ampolla contenente la sacra reliquia per celebrare una funzione speciale. Mostrando ai fedeli presenti il sangue sciolto, ha dedicato una preghiera a tutti gli ammalati che stanno soffrendo, spesso soli e privi degli affetti. E per tutti gli ammalati che si sono affidati alla vostra preghiera, preghiamo. Padre Padre nostro, nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un conforto in un momento tanto difficile, un simbolo che possa portare un po' di luce a chi sta affrontando ore disperate. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.